Salve ragazze, eccoci qua, benvenute nel Micenso. Allora, avevo visto un trucchettino di Kat Von D tempo fa su un sito che sono iscritta lì a un blog che si chiama Tumblr, un affare di genere. Ora io non sono capace di fare le pronunce, lo sapete, sono un po' imbrata. Mi piaceva così tanto, però mi sono scordata di salvare la foto, quindi non mi ricordo come era sto tutorial. Allora ho detto, dico, vabbè, voglio stare un pochino insieme alle ragazze, perché c'ho da registrare diversi video, ho visto diversi video tag carini su YouTube. E quindi volevo riproporli, però dico, vabbè, diamoci una sistemata perché con questa Questa faccia non è proprio il caso. Allora, volevo iniziare dagli occhi. Ho già passato la cremina, ho usato questa crema esotica di Neve Cosmetics, che è un campioncino. Qui c'è scritto pelli secche e mature. E siccome ho finito quell'altra mia di cremina della Neve Cosmetics, volevo usare questi campioncini qui. E questa cremina, eccola, quindi volevo usare un pochino questa. Allora, andiamoci a tirare indietro i capelli, perché con i capelli davanti non si può lavorare. Mi può mettere una fascina, così siamo a posto e inizio a lavorare sul viso. Allora, Madonna, che mi si è tirata indietro. Dunque, allora ho. Madonna, vi chiedo ancora scusa per l'ultimo video che avevo messo su YouTube per aver perso un pochino le staffe. Però quando sei disperata a volte succede. E personalmente, lo sapete, io sono fatta così, nel senso che cioè, se c'ho da piangere piango, se c'ho da ridere rido. Io sono un tipo, sono fatta così personalmente, quindi non mi sento di fingere, di dire stacco YouTube perché non c'ho voglia di farmi vedere. Io se sono triste e devo girare un video, che mi va di girare un video, lo giro, punto e fine, capito? Poi se succede che sono arrabbiata e do libero sfogo alla mia rabbia, oppure sono felice e do libero sfogo alla mia gioia, o se sono triste e vado giù con le lacrime, non ci faccio apposta. Va bene, iniziamo subito perché sennò si fa un video troppo lungo e c'ho da fare diverse cose. Allora, mi appoggio qui sperando che non succeda nulla e inizio subito la base. Allora, come base vado a prendere questo fondotinta Sublime di Puro Bio, questo qua. Io ho la versione 01, quella più chiara, e la vado a mettere con un pennellino. Allora, prendo questo pennellino qua, ci spruzzo un po' di nebbia fissante della Neve Cosmetics, perché sennò questo fondotinta è un pochino duretto. Allora, io non ho grosse imperfezioni di pelle, nel senso che non ho bollicine o okay, che, però ho molte discromie, cioè ho molti capillari qua sulle guance, non so perché, boh, forse per il freddo, forse perché prima non usavo tanta protezione di creme, sono sempre uscita così. Insomma, vi dicevo, avevo visto questo trucchettino di Kat Von D, mi piaceva rifarlo con voi, e invece non lo trovo più quella foto. E allora, amen, si vede, non era destino. Vediamo che succede quando mi trucco. Ma ieri mi sono messa gli occhiali, sono andata là dalla mia mamma, lo sapete, vado la domenica, vado là. Ora è tanto che non faccio un vlog, volevo farli con la Mimmina, poi non l'ho mai fatti, quindi vabbè, cercherò di non riprenderla in faccia, se no poi tuo babbo e la mia figliola si arrabbiano. Anche qua io non ho grossi problemi di occhiaie, nel senso che non ho occhiaie nere, però ho le borse. Oh, io mi casca tutto stamani, ma che siamo? Vado a prendere quindi nascondino questo correttore. Questa è la variante 1. 1, 1.
Io ho le borse della... perché praticamente ho ritenzione di liquidi. È un periodo un po' particolare, che ho avuto raffreddore, tosse e me le sono curato invece di lasciarlo stare, perché deve fare il suo decorso il raffreddore. È inutile, non ci sono medicine, basta stare al caldo. Invece io l'ho curato con la tachipirina, con fluidificanti, chi più ne ha più ne metta, e quindi è successo che mi si sono gonfiati sia gli occhi, cioè ritenzione di liquidi qui sotto, lo vedete, sia le mani, le gambe e tutto il resto. Allora, come cipria vado a mettere questa indissolubile sempre della Puro Bio. Questa è la variante sempre 01, perché a me piace questa cipria qui, cioè piace questa linea della Puro Bio. Allora, prendo una matita, questa di Neve Cosmetics, e faccio un pochino, do un'impronta alle sopracciglia, poi dopo la sistemo con il gel, quello lì di Diego Della Palma. Allora, così, intanto do un'impronta, poi dopo con il gel le sistemo tutte con un pennellino un pochino più piccolino. Da questa palette, questa non è della Urban Decay, anche se c'è scritto così, però sono quelle palettine che ti mandano come... quelle di sottobanco, come dico io. Vado a fare la base. Allora, vado a prendere un colorino neutro, in modo tale che... sì, ma prima del colorino neutro passiamoci un po' di coso. Questo è un po' di primer, è della Essence. Così mi dura un pochino di più, visto che mi lacrimano tanto gli occhi. Allora, capito? Ok. Mamma mia, qui da noi stamattina è tutto gelato, c'è una nebbia, sono 2 mattine, c'è una nebbia. Dalla palette questa di Makeup Delight vado a prendere questo marrone qua su in cima, che si dovrebbe chiamare, mi sembra, tacco 12. Questo qua. L'altro siamo andati a sentire il preventivo per la macchina, l'incidente che abbiamo avuto un lallo. Mamma mia, siamo verde, ragazzi. 900 euro. Sembrava un lavoro di nulla. Invece questi carrozzieri, cioè, voglio dire, perché si è pegato un pezzo. Ora va bene, il pezzo sotto di plastica della ruota va bene cambiarlo e tutto. Cioè, però non è un lavoro, non è una cosa tanto, cioè io l'ho vista la macchina, ora possibile siano 900 euro, manco mi sembra il vero, che poi siamo andati a vedere su internet e i pezzi costano di meno, perché i carrozzieri si devono approfittare così. È una palette vecchia della MUA, questo è Undressed, vado a prendere un colorino dorato. È anche un pochino shimmer e lo vado a passare qua. Questo in zona era l'unico che, cioè, era leale, costava poco la roba, insomma, cioè, aveva molto lavoro. Ora si è fatto furbo anche quello. Metto un pochino di nero, questo qua. Se
Secondo me io, ecco, sbaglio questa cosa, nel senso che le persone mettono questi video a chiappa visualizzazioni, sì, questi titoli a chiappa visualizzazioni proprio per questo motivo, per attirare le visualizzazioni, e in modo tale che uno, cioè le persone sono curiose come le scimmie, poi ci sono gli haters. Che sono più curiosi perché vogliono, cioè vogliono, come si dice, cioè, coglierti in flagrante, vogliono il tuo, cioè vogliono vederti soffrire, ecco così. E quindi le persone, quando vedono un titolo così, vanno subito a vedere il video. Intanto, voglio dire, la visualizzazione te l'hanno data, però nel video non c'è nulla di quello che c'è scritto nel titolo. Allora, io mi sono andata a vedere. Ieri sera, ora vi faccio un esempio. Voi sapete che una ragazza si è lasciata qua su YouTube, quella che ha fatto tanti video. Questa è della Mulac di Palette. Vado a prendere questo Joy, però lo sfumo un pochino dopo con Toast perché è troppo giallo. Però metto questa base così. Allora, sta ragazza si è lasciata, hanno fatto scandalo, lo scandalo dell'estate, perché hanno fatto quei video tutti un po' porconi, ecco, diciamo così. Però, cioè, di porcone non c'era nulla. C'erano i fermi immagine, cioè quello che si mette sul video, sulla cover del video, all'inizio dei video, insomma, l'immagine, ecco. Poi con un titolo un po' osé hanno fatto un po' di scena, ecco, in tutta l'estate, è così. Allora ieri sono andata a vedere questo, cioè io, cioè, prima non la seguivo, ora la seguo perché non fa più questi video un po' osceni. Vado a prendere un po' di toast e lo metto qua. Sopra il giallo. Insomma, ecco, dicevo, io non la seguo questa ragazza, però ogni tanto le vado a vedere i video perché sono curiosa come una scimmia, lo sapete, ve l'ho detto tante volte. Allora, praticamente ha messo un titolo, vi spiego tutto, vi racconto quello che mi sta succedendo, e poi nel video, cioè alla fin fine non ha detto nulla, ha detto solamente che cioè, si sente confusa e quindi non se la sente di spiegare. Allora che cazzo lo mette a fare un titolo così? Cioè, lo fate lo fanno per prendersi la visualizzazione di tutte le persone. Io ieri non sapevo che fare, ieri sera, e siccome non c'era nulla in televisione, mi sono messa a guardare un po' di video, ecco. Quell'altra, cioè, per l'amor di Dio, non si fa per parlare, a me non me ne importa nulla, della sua vita possono fare che gli pare, io c'ho tanto complicata la mia, quindi non me ne importa di quello che fanno le persone. Un'altra, cioè, già c'hanno diversi canini, bellini che sono quei canini. Il nostro quinto cucciolo, poi si va lì a vedere i video e il cucciolo non c'è praticamente, non l'hanno preso. Ora, vabbè, cioè, allora che lo mette a fare il quinto cucciolo e poi dopo non l'ha preso, cioè, e poi dopo in un altro video hanno detto che lo doveva prendere la sua suocera, là non è il tuo, capito? Cioè, voglio dire, come io apro il quarto gatto e poi dopo vedo io che sono fuori, magari nell'oasi felina che c'è qui a Badia, e do da mangiare gatti, non c'entra nulla, capito? Perché, cioè, fanno queste cose? Io non ho idea, ecco, non ho proprio idea. Comunque, vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole nei suoi video. E io non farò mai, non farò mai visualizzazioni perché io non sono capace, ecco, di fare queste cose così. Cioè, se io metto un titolo nel video, è perché, cioè, è inerente al video che sto facendo, capito? Non perché non c'entra nulla. Per esempio, in questo video io ci scrivo: ah,
Ho preso un altro gatto, poi magari non si vede nulla del gatto, dice, ma che dice la Beth? Cioè, voglio dire, perché devono fare queste cose che non sono reali, ecco, non sono vere, boh, solamente per visualizzare, per farti visualizzare il video. E molto probabilmente io non farò visualizzazioni proprio per questo motivo, perché non sono capace di. E ci sono persone che li seguono lo stesso, capito? Ma vabbè. Quell'altra che. Cioè, io quella la seguo, quella ragazza, che mi viene a. Cioè, che vado a leggere, questa persona dall'addio ora non mi ricordo il titolo com'era. All'incirca, non me lo ricordo com'era, comunque addio, addio, cioè solo perché cambia nome al canale, capito? Però nel titolo sembra che lei lasci YouTube, capito? In questo modo, e non è giusto perché, cioè, voglio dire, le persone che ti seguono, cioè, gli dai una cosa, un colpo grosso, vanno a vedere il video. Madonna, dice, sta ragazza lascia YouTube, capito? E perché? Voglio vedere i motivi, capito? E poi invece non è vero che lascia YouTube, cioè, addio, ma cosa addio? Cioè, se io scrivo addio nel titolo è perché chiudo il canale e c'è cioè l'ultimo video che faccio. Addio che, insomma, ragazze, via. Ma come si fa a essere così? No? A prendere per il culo così le persone? Che poi, ecco, boh, io non lo so, gli piace, si vede, farsi. Cioè, boh, molto probabilmente, ecco, io non farò follower proprio per questo motivo, perché non sono una persona che sa mettere i titoli ai video che faccio, e quindi non ho visualizzazioni per questo motivo. Sono una fallita. Vabbè, prendere della Mulac, questo per fare il contouring, questo è il numero 03. Vado a sfinare un pochino il mio nasone. Secondo me è proprio così. Le persone, ecco, le YouTubers, quelle più famose, ora hanno capito il. Come si fa a fare visualizzazioni facendo così? E non c'entra niente il sapersi truccare o meno, perché dovete dirmi quella YouTubers che stava. Ora io non ti parlo di Clio, di Makeup Delight, cioè di persone della Sindina, di persone che sono makeup artiste con controcoglioni, cioè che si sanno truccare. Io vi parlo delle persone che, cioè, che hanno un sacco di visualizzazioni per i titoli acchiappa follower, nel senso che quella ragazza che fa video, che stava a Amsterdam e ora si è ritrasferita in Italia, che si sa truccare lei, cioè siate sinceri, ma non si fa per parlare male, perché per l'amor di Dio, o per essere gelosi che uno ha le visualizzazioni, che uno ha tanti follower, si fa per chiacchierare, per stare un po' insieme, per fare due chiacchiere. Ora ditemi voi se quella ragazza sa truccarsi. Ora parto dal presupposto, non mi so truccare nemmeno io faccio così per stare un po' insieme a voi. Però sta ragazza si sa truccare veramente, ragazzi, dai, su. E c'ha tutte quelle visualizzazioni, cioè tutti quei follower. Ma perché ormai, cioè, fai titoli un po' particolari. E diciamo, ormai c'ha la sua cerchia così che uno la segue per svariate cose, ecco.
E comunque sta tutto nei titoli che uno dà ai video. Ecco, io ho capito questo di YouTube, che se ti dai i titoli a chiappa visualizzazioni ti fai un bel gruppolo di follower, altrimenti poi ci sono quelle sleali che dicono che sono tutte marshmallow e panne, che poi ecco, se le conosci le eviti. Perché non ti conoscono, che hanno sfruttato la loro amicizia con persone famose per farsi dei follower, ecco. E poi invece, poi se uno impara a conoscerle, ci ha avuto a che fare, ti rendi conto che non è così. Ora, vabbè, ma ti dà occhi. Come mascara vado a prendere questo di Hollystar un po' di burro cacao, questo è di Neve Cosmetics. Questo va che mi piace tantissimo. E poi ragazze, allora con questo, oddio, ho fatto con questo io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Vi ho un po' annoiato con le mie chiacchiere, però vabbè, si fa per stare un pochino tra di noi, per parlare più dei più e dei meno. Ciao belle!